del sindaco Giorgio Maiocca e di tutta l'amministrazione che rappresento qui questa sera come assessore alla cultura. E rivolgo il mio personale affettuoso saluto e ringraziamento all'avvocato Morelli, presidente del Circolo Unione, al caro amico Pietro Valle. Credo che questo sia il secondo appuntamento, diciamo, secondo o terzo di approfondimento, diciamo così, sulla storia del Sì, Regno di Napoli, del Sud, no, appuntamenti, sì, appuntamenti assolutamente interessanti perché ci consentono di scoprire degli aneddoti, spesso dei punti di vista che talvolta nei testi scolastici non si ritrovano. Ma esatto, quindi questi appuntamenti ci consentono di avvicinarci alla nostra identità e alle nostre radici. Vorrei approfittare di questa serata per ringraziare pubblicamente l'avvocato Morelli che durante le vacanze di natalizia ha messo generosamente e gentilmente a disposizione dell'amministrazione la sede del Circolo Unione che in alcune serate è diventato un po' il nostro quartier generale, diciamo così. Avvocato, io vi ringrazio e vi dico che vi disturberemo anche a giugno perché ci sarà la seconda parte degli eventi del POC. La prima parte, l'abbiamo detto più volte, forse a qualcuno è sfuggito, era riservata ai giovani, era dedicata, ai giovani. Ci riempiamo, soprattutto noi amministratori, no? Tante volte la bocca parlando di giovani, dicendo che dobbiamo fare qualcosa, per smuovere, per avvicinare questi giovani, no? Alle istituzioni. Io come amministratore penso che per avvicinare i giovani dobbiamo noi prima di tutto avvicinarci a loro, fare un passo verso di loro. Talvolta sospendere il giudizio e cercare di comunicare con loro, cercare di capire cosa piaccia o non piaccia a loro, anche quando magari è diverso da ciò che potrebbe piacere a noi. E diciamo che visto il successo che soprattutto le serate del 30 e del 31 hanno avuto, penso che noi siamo riusciti come amministrazione in questa missione e mi fa piacere che il Circolo Unione, così come la Pro Loco, abbiano in un certo modo fatto parte di questo successo. A giugno ci saranno altri eventi che vedranno protagoniste tutte le realtà musicali. Scusate, rubo qualche minuto, ma è importante. Tutte le realtà musicali del paese, ci saranno anche le sonorità napoletane che sono qui questa sera. E ci sarà, lo anticipo qui, una serata dedicata a Battisti e ci sarà Mogol, che credo sia uno dei più grandi autori musicali, uno dei Va più bene, grandi proviamo. parolieri. Sì, della storia della musica italiana, almeno per me che amo Battisti, insomma, penso che sia un giudizio non opinabile, diciamo così, oggettivo. Avvocato, in questo periodo che mi ha vista, diciamo, impegnata nell'organizzazione di questi eventi, c'è una frase che mi ha accompagnato. La dico, diciamo, riferita a me, a questa mia esperienza, ma penso valga anche per voi che impegnate spesso le vostre energie a fare tante cose, secondo me, interessanti, belle e importanti per la comunità. Quando fai qualcosa, ricordati che troverai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare una cosa diversa e la maggior parte di quelli che non volevano fare assolutamente niente. Stiamo discutendo un attimo. E io l'ho provato anche No, no, stavamo parlando. No, guardi, mia mamma, no, perché signora, mi applaude? stavamo parlando Dicendo, di un altro luogo, delle stesse aspetta. cose. Ho No, no. provato, sì, ho provato in prima persona, ho testato il fatto che questa frase è vera e allora davanti a questa verità io dico come dovremmo comportarci, cosa dovremmo fare Andare come avanti. amministratori, ma anche le persone come l'avvocato Morelli che, Andare avanti. giustissimo, forse la scelta più comoda, la scelta più furba sarebbe quella di non fare niente, perché chi non fa niente, soprattutto gli amministratori, Andare avanti. no? Quelli che non fanno niente non sbagliano mai, indovinano sempre, perché certamente ci si tiene lontani dalle lodi, ma anche da eventuali critiche. Però io non sono d'accordo, credo che io come l'avvocato Morelli, noi non saremo mai, non apparterremo mai alla schiera degli indifferenti, di quelli che non danno e non tolgono, quelli che ci stanno, non ci stanno. È la stessa cosa perché non te ne accorgi neanche.
Un po' perché non è nella nostra natura, un po' perché io, ad esempio, come amministratore, penso di non essere stata votata per questo. Io dico che è giusto, ci credo e ci credo ancora più di ieri. La mia voglia di fare qualcosa per questa comunità è ancora più forte di quella di ieri. L'entusiasmo e la voglia di fare, almeno per quel che mi riguarda, non sono come la coda di una lucertola, cioè si autorigenerano continuamente. Quindi certamente bisogna andare avanti e bisogna fare sempre, impiegare le energie per pensieri, per discorsi, confronti, per azioni, progetti positivi e costruttivi. Il resto lo lasciamo agli altri. Le polemiche talvolta pretestuose le lasciamo agli altri perché a mio avviso non danno nulla alla comunità. Invece il tentativo di fare qualcosa un po' alla volta può cambiare le cose e svegliare la nostra comunità dal torpore che negli ultimi anni vive. Ecco, grazie, scusatemi per la...